Buongiorno a tutti e buon sabato, benvenuti alla rassegna stampa. Oggi è il 26 di novembre ed è un'altra giornata mondiale, una giornata mondiale molto importante perché questa sera l'Argentina cerca con il Messico i primi punti di questo torneo, ma ci sono altre partite, in particolar modo una molto interessante, quella delle 17 tra la Francia e la Danimarca, mentre il programma si completa con Tunisia-Australia alle 11 e Polonia-Arabia Saudita alle 14. Per conoscere i pronostici su queste partite non dovete far altro che iscrivervi al gruppo Telegram e andare nella sezione dedicata alle scommesse, dove parliamo tutti i giorni di come perdere un sacco di soldi attraverso le partite dei mondiali. No, naturalmente non un sacco di soldi, ma insomma è una cosa molto divertente. Allora, vediamo che cosa ci raccontano i giornali oggi in edicola, che spingono molto sulla partita di questa sera tra l'Argentina e il Messico e anche sulle gare di ieri, con il pareggio tra gli Stati Uniti e l'Inghilterra e l'infortunio di Neymar. Ed è proprio da lì che parte la Gazzetta dello Sport con "Ai Neymar". Vedete qui la foto del giocatore del Paris Saint-Germain dolorante e si dice: il suo mondiale potrebbe essere già finito. Il Brasile trema. Ney ha una lesione ai legamenti della caviglia. È il momento più difficile. Tenta di recuperare per gli ottavi, ma teme di doversi arrendere. Intervista a Claudio Ranieri, che dice: io voto Seleção, titola una super difesa, e ora conta su Richarlison. Si fanno già i nomi dei possibili sostituti di Neymar, sicuramente per le prossime due partite, e si parla molto di Rodrigo, il giocatore del Real Madrid. Dicevamo, questa sera la partita dell'Argentina, la partita decisiva dell'Argentina, una gara tutt'altro che facile e tutt'altro che banale con il Messico, anche se i precedenti sono a favore dell'Albiceleste. In ogni caso arriva come sempre l'invocazione di Diego Armando Maradona. Maradona, dacci una mano. Preghiera argentina, bivio, sfida da brividi col Messico. Scaloni cambia qualcosa rispetto alla formazione che ha perso con l'Arabia Saudita. In attacco ci saranno comunque Lautaro, Messi e Di Maria. A destra, vedete, si fa cenno qui sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport, si fa cenno alle questioni di mercato, occasioni da derby, Inter subito Musa, Scalvini per l'estate, Milan su Ziyech e Ouar del Lione, insomma vedremo. Comunque ci interessa poco in questo momento, sinceramente le cose di mercato ci interessano poco. Corriere dello Sport, Leo non tradirci. Intervista esclusiva a Claudio Caniggia, protagonista con la nazionale, insomma in gol del 90, in gol nel 94, le verità di un grande ex prima di Argentina-Messico. Da Messi mi aspetto la reazione del campione, e poi dice che insomma Walter non avevi colpe, vedete l'intervista interrotta dall'inattesa telefonata di Walter Zenga, Walter non avevi colpe, il riferimento è a quell'uscita del 1990, uscita, dalla mia parte si dice uscita un po' a rane di Walter Zenga su Caniggia, che segnò il gol e la fine praticamente delle nostre speranze mondiali, perché poi quella partita insomma si protrasse fino ai calci di rigore. Tutti sappiamo come andò a finire, con gli errori di Donadoni e di Aldo Serena. Scaloni insiste con Di Maria e Lautaro, Dybala resta in panchina. Nel frattempo gli americani costringono l'Inghilterra al pari 0-0. La prossima sfida varrà il posto negli ottavi, e non solo quello per l'Inghilterra. La prossima sfida è con il derelitto Galles. Può permettersi, leggevo questa mattina, di perdere anche fino a 3 gol di scarto. Quindi praticamente l'Inghilterra è già negli ottavi. Ma insomma il punto di ieri tutto sommato non è male, vista anche la buonissima partita giocata dagli Stati Uniti del nostro Dest. Stati Uniti-Iran sarà scontro totale, ovviamente per quel che riguarda le questioni calcistiche, almeno per noi, perché l'Iran ieri ha vinto proprio contro il Galles, gli Stati Uniti hanno pareggiato, adesso sono a 2 punti, l'Iran è a 3, quindi si deciderà molto della qualificazione nell'ultima gara, quasi tutto. Oggi sfida tra Francia e Danimarca, riecco i campioni del mondo, Deschamps dice attenti ai danesi, e Lloris dice Rabiot fa la differenza, la Francia di Giroud ha paura di Eriksen, Neymar si ferma, il Brasile in ansia, e poi polveriera e polemiche dopo il KO della Serbia contro il Brasile. Polveriera Serbia, tiro a segno sul CT che ricordiamo al grande Dragan Stojkovic. Stojkovic dice Vlahovic in panchina, avremo bisogno di dottori maghi, quindi sono tante polemiche anche qui. L'Italia oggi con il Canada si gioca l'accesso alla finale della Coppa Davis, e quindi forza azzurri. Andiamo a Tutto Sport, che apre ovviamente con le strategie di mercato della Juventus, e cioè mele batticuore Danilo, perché anche Danilo si è fatto male, anche per lui un problema
con il Brasile, con la nazionale. A sinistra vedete qui Rabiot, Giroud e Theo a Los Enfants, la Francia contro la Danimarca, Messi e Di Maria nel nome di Diego, e poi sindrome inglese, i maestri sono gli Stati Uniti. Già eliminato il Qatar, e poi c'è Milik contro l'Arabia. Questo per quel che riguarda il Tutto Sport, la poco interessante prima pagina di Tutto Sport, anche se c'è da dire proprio che è il quotidiano che fa cenno nella prima pagina all'eliminazione del Qatar, i padroni di casa. Da ieri, dal pareggio tra l'Olanda e l'Ecuador, sono matematicamente fuori dal mondiale che hanno preparato da tanti anni, ma evidentemente non basta, insomma, non bastano i soldi, non bastano anche certe strategie che comunque sono state apprezzabili, come quella di creare, diciamo, una sorta di academy del calcio qatariota, anche di naturalizzare alcuni giocatori, ma la storia non si compra con i petrodollari, come direbbero in altre rassegne stampa. Ecco, frenata morbida, veniamo ai temi di ieri. Frenata morbida, l'Inghilterra soffre ma resta imbattuta, gli Stati Uniti manca il gol. Meglio gli americani, occasione sprecata da McKennie, traversa di Pulisic, ma i tre leoni sono quasi qualificati. Finisce 1-1, agli inglesi basterà perdere con 3 gol di scarto col Galles, gli Stati Uniti invece saranno obbligati a battere l'Iran. I voti sono 5,5 per l'Inghilterra e 7 per gli Stati Uniti, molto probabilmente nella versione più forte come nazionale che si sia presentata alla fase finale di una Coppa del Mondo. Il protagonista mancato della partita di ieri, visto che non era riuscito ad andare in gol nemmeno nella goleada con l'Iran, è Harry Kane. Harry ancora a secco, ora al centravanti, preoccupa Southgate. Superato il problema alla caviglia, non quello del gol, l'attaccante del Tottenham non segna più fino alla prossima partita, quando segnerà 4 gol a Galles e tutto rientrerà naturalmente. Le altre partite di ieri, ruggito d'Africa, Senegal prima gioia, un tris per sperare, Qatar già eliminato, finalmente un successo per il continente, di Agol, ed è il primo gol di un giocatore della Salernitana a una Coppa del Mondo, ora l'Ecuador per gli ottavi, padroni di casa deboli che finiscono tristemente il mondiale giocato praticamente solo una ventina di minuti, cioè dopo il 2-0 del Senegal e dopo il 2-1 del Qatar, anche meno probabilmente. Scacco all'Olanda, finisce 1-1 la gara con l'Ecuador, Gakpo illude Van Gaal, poi grande Ecuador. Valencia come Pablito, Enner a 6 gol di fila ai mondiali come Paolo Rossi, sudamericani meritavano di vincere per unità e lucidità di manovra e giocano anche bene. A che è il solo a non tremare, Stupian scatenato, voto 5,5 all'Olanda di Van Gaal, che effettivamente ieri ha deluso e se non altro, diciamo, ha messo in mostra tutti i suoi limiti, che sono principalmente una manovra un po' lenta e una fase offensiva che in questo momento è soltanto Gakpo a segno per la seconda partita consecutiva. Quindi finisce 1-1, vince invece l'Iran, la rivoluzione dell'Iran, cantano l'inno, vabbè, ancora sta storia, poi spettacolo e ritmo micidiale, Galles bollito. Chesmi e Rezaian danno il via alla festa, la squadra di Queiroz ha cambiato volto, Bale esce annichilito, espulso il portiere. I voti per il Galles vanno dal 4,5 al 5, non di più, per una squadra che, come scrive anche la Gazzetta dello Sport, ha terminato il suo momento, diciamo, storico d'oro, perché hanno terminato i giocatori come quello che vedete qui nella foto, cioè Gareth Bale, che non saranno più protagonisti con la nazionale, di conseguenza la nazionale tornerà molto probabilmente a una dimensione più piccola rispetto a quello che ha vissuto dal 2016 fondamentalmente ad oggi. Veniamo ai temi proprio della giornata di oggi, di sabato, ovvero l'Argentina. Argentina ora o mai più, tra Messico e nuvole, per me ancora, per Messi è dentro o fuori, Lautaro dice è come una finale, l'albiceleste non può permettersi altri passi falsi, il Toro ignora le critiche di Agüero e suona la carica, pressione per la Pulce, si è allenato a parte giovedì ma stringerà i denti, il commissario tecnico Scaloni predica calma e fiducia e dice non cambiamo tutto per una gara, però qualcosa insomma si cambia, speriamo di regalare
allegria a Diego che ci segue da lassù. Il povero Diego Maradona non sta mai in pace, neanche nell'aldilà, viene chiamato sempre in causa, soprattutto nei momenti, diciamo, di difficoltà. E chissà se proprio da lassù questa sera Diego Armando Maradona non potrà dare la mano all'Argentina, che però deve cominciare a fare anche da sola. Occhio al fuoco amico, perché in panchina, sulla panchina del Messico, c'è il Tata Martino, che ha guidato anche la nazionale argentina, e poi c'è la strana storia di Funes Mori, il fratello di Rodrigo Funes Mori, che nasce argentino, poi viene naturalizzato messicano attraverso una serie anche di vicissitudini personali molto delicate, e che questa sera cercherà lo sgambetto alla nazionale albiceleste, che si gioca tutto con l'Argentina, con il Messico, l'Argentina. Chi invece sta in apprensione non è solo l'Argentina, ma è anche il Brasile. Perché? Perché c'è il mondiale a rischio di Neymar. Neymar, mondiale a rischio. Ney è fuori, Brasile nei guai, è il momento più difficile. Ha una lesione ai legamenti della caviglia, la Seleção ora spera di recuperarlo per gli ottavi, ma teme che non possa farcela. Il 10 dice: farò di tutto per tornare. Anche per Danilo, come dicevamo, lesione legamentosa, recupero incerto, forse per gli ottavi. Danilo, che era in grande forma, grande protagonista nella prima partita, e poi qui il lungo calvario di un campione di cristallo, come scrive la Gazzetta dello Sport: troppi stop, le caviglie, punto debole del brasiliano, in 4 anni 5 infortuni. Quello contro la Serbia è l'ultimo di una serie iniziata nel 2018, e qui si riporta, vedete, nella foto lo scontro del 2014 con Zuniga nella gara valida per i quarti di finale che il Brasile vinse contro la Colombia e che costrinse Neymar a saltare la terrificante semifinale con la Germania, persa poi malamente per 7-1. C'è del Milan in questo mondiale, non sto parlando ovviamente di fantamercato, ma sto parlando della sfida di questa sera, di questo tardo pomeriggio, tra la Danimarca e la Francia, ovvero Giroud contro Kier. I moschettieri di Francia, Mbappé incanta, Giroud comanda, Deschamps punta sul superattacco, e qui vedete il protagonista Kier, il muro alla prova. Olivier, derby tutto rossonero, CT danese, lo conosce, sarà un vantaggio. Simon dice: Giroud oggi è il centravanti numero uno. È come dare torto al grande Simon Kier, che questa sera con la Francia e con la sua nazionale, con la Danimarca, si gioca davvero molto di questo mondiale dopo il pareggio nella prima partita. Noi ci sentiamo nel corso di questo sabato per commentare le gare del mondiale. Nel frattempo vi auguro una buona giornata.